Siamo qui adesso con PES e vogliamo iniziare la carriera campionato master con una squadra di Serie A e tentare una salvezza tranquilla, una metà classifica per poi giustamente in caso cambiare squadra, cambiare campionato, puntare a qualcosa di più importante. Avevo pensato diverse squadre. Fra cui Empoli, Cremonese, Lecce e Salernitana, però molto probabilmente io, visto la situazione critica anche nel campionato ad oggi della Salernitana, che proviene da una brutta sconfitta, proporrei di partire con una Salernitana a Salerno. Esonero mister, ovviamente si inizia. Ovviamente propongo il classico di Armando Maradona come mister. Impossibile non proporlo. E più che altro andarlo a mettere in camicia. Qui quindi ce ne andiamo tutto classico, superstar, poi ci sarà professionista, non mi ricordo, leggenda, appena l'avremo disponibile. Qui mettiamo euro. Ogni 5 giorni va bene, budget normale, sì. Vabbè, obiettivi della stagione direi no, sono d'accordo, sesto molto difficile, evidentemente. Ottima squadra per iniziare, faremo campionato cercando di portare a casa una salvezza tranquilla e chissà se può avvenire qualcosina in più. Prima sfida interna contro il Bologna, poi abbiamo Verona, eccetera, eccetera. Abbiamo deciso di non fare acquisti, di non cedere nessun giocatore, quindi di partire con i giocatori base di quest'anno. La patch 2022-2023 di PES Fan, qualcosa di eccezionale. Ribéry lo alziamo leggermente di più come seconda punta, perfetto. Perfetto. Direi che così momentaneamente possa andare bene. Fiorillo maggiore in panchina. Facciamo così centrocampista. Candreva giustamente fa le spese, partirà dalla panchina. Bonazzoli, abbiamo pure qualche cambietto. Sebe in porta. Spettacolo alla Rechi di Salerno per il debutto in casa. Della squadra. Non c'è fallo, ma ancora faccio l'errore. Riparte il rischio. Subito Bologna. Entrato con più aggressività. La botta Sepe. E adesso parte subito fortissimo il Bologna. Buono per Bratarice, ripartenza Salernitana. Attenzione, Bratarice. Piontek prova a saltare l'avversario, Piontek adesso è la rete. E la rete apre le danze, apre le danze. Ottimo avvio al primo affondo, la Salernitana la mette dentro. Tovic. Arnautovic si libera bene, Sepe. Bella gara. L'avevamo preannunciato, sarebbe stato un primo tempo interessante visto i vari centri alti per entrambe le sformazioni. Secondo
Secondo calcio d'angolo per la squadra ospite, Lico Gianni, sta la bandierina, ancora Fazio ad allontanare, Frank Ribéry in anticipo di petto su Højbjerg, attenzione Ribéry, porta palla, il francese velocissimo, incredibile Ribéry, si accentra per cercare il tiro, viene fermato poi, sorry, in partenza, cioè adesso... Piontek, va bene, Diria, la scarica con Zambia, prova a metterla in mezzo, Piontek si avventa sul pallone ma non ci arriva, Riccato Ribéry dietro però, Frank Ribéry, Vilena, carica il mancino, pericolosissimo, finisce qui il primo tempo, 1-0 per la Salernitana, rete di Piontek, tutto sotto. Bologna a cercare Sepe ancora che si oppone ancora una volta Sepe, gioco di Arnautovic, esce molto bene qui Vilena, sicuramente è un ottimo giocatore Vilena, apertura per Frank Ribéry, il destro, mamma mia Frank, mamma mia Frank, pericolosissima qui la Salernitana, bravo Vilena. E qui stop e destro veramente da di poco. Applausi anche per Vilena, qui gli applausi sono sicuramente meritati. Buonissima partita per lui, Tonny Vilena. Federico Fazio riceve questo pallone, sbaglia tutto. Sbaglia tutto. E infatti, Orsolini ne approfitta, errore incredibile all'88esimo minuto, errore incredibile della squadra di Diego Armando Maradona. E approfitta tutto, Ribéry fa correre Dia, però c'è Cambiasso, attentissimo, ma Dia sfonda proprio letteralmente il muro, l'appoggio dietro, Ribéry! Incredibile occasione al 93esimo, ultimissima probabilmente occasione, qui bravissimo Dia, palla dietro per Ribéry in arrivo che doveva incrociare, nulla da fare, Skorupski salva il risultato per il suo Bologna, attenzione c'è Ribéry. La mette in mezzo, Piontek! Incredibile, 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 la doppietta all'extremis, proprio siamo pure oltre, 93-20 secondi, 2-1 Salernitana, 2-1 Salernitana, scoppia la Rechi, prima doppietta in questa stagione per il grande Piontek, 2-1, e questo è un ottimissimo risultato, partita che a questo punto dovrebbe finire così, la zampata sul cross di Frank Ribéry, Salernitana 2, Bologna 1, ed è una vittoria fino a questo momento sicuramente importantissima. Attenzione, il Bologna, vediamo se l'arbitro chiuderà adesso, De Silvestri, tutto sotto. Finisce qua 2-1, 2-1. Qualcosa da reclamare per il Bologna, dato che il gol è avvenuto oltre il 93esimo, però penso qua alla fine meritata no, ma comunque il pareggio ci stava per entrambi molto bene, ma una vittoria questa importantissima, 3 punti pesantissimi, 3 punti pesantissimi. Juventus 0 Torino 0, Spezia che vince 3-0 contro il Verona, Cremonese vince contro il Monza, Lecce 1 Fiorentina 0, Lazio Inter 0-1, Inter sbanca Roma, Napoli vince a Reggio Emilia contro il Sassuolo per 3-1, Atalanta sbanca Empoli, Roma 3 Samp 0, Udinese 1 Milan 4 addirittura. Simone Verdi divisa. Può anche andare bene così. Assolutamente sì. E si inizia, ragazzi. Juventus
ricordiamo, difficoltà momentaneamente superstar appena, perché ho ristallato tutto il gioco, ho cancellato tutti i dati delle vecchie patch, e quindi appena noi, mi pare dopo 5 vittorie che uno fa, ti rilascia la difficoltà leggenda, ci butteremo in difficoltà leggenda. 13 minuti di tempo, di partita, di lunghezza, direi che può andare abbastanza bene così. Ingresso in campo delle squadre. E allora si parte. Verona 0, Salernitana 0. Alziamo il baricentro. Dopo la prima vittoria in campionato, attenzione subito il Verona. Ci prova Sepe qui, bravissimo. Il Verona, bravi. Rimpallo fortuito. E qui Sepe ancora una volta lui. In calcio d'angolo, in extremis. Sambia prende palla. Ribery ancora per Sambia, tutto solo Sambia, la può mettere in mezzo per Dia, che sforbiciata. Accio qui di Bravaric a vedere Lasagna, e ancora una volta incredibile Sepe. Attenzione Vilena, bravissimo, si porta la palla e adesso prova a far salire i suoi. Ribery, Bravaric ancora per Tony Vilena. Vilena, che numero di Vilena. Attenzione Vilena, fa ancora appoggiare per Bravaric, c'è la finta, l'apertura con Vilena. Vilena la scarica dietro Maggiore, il destro di prima, occasionissima qui per la Salernitana, bella azione. Tameze la botta e poi qui non può fare nulla Sepe. Incredibile Verona in vantaggio, 28 minuti, Piccoli la mette dentro, un gol pesantissimo adesso per il Verona. Questo numero, questa è la chiave, la svolta. Se ci mancano Sambia, attenzione qui però sale Sambia sulla destra indisturbato, attenzione Sambia, prova il mancino, il miracolo di Montipò. Maggiore, Dia, Ribery, Piontek, marcatissimo Piontek, la botte del pareggio, il pareggio, ancora lui, mitico Piontek, mamma mia, esplode il settore ospiti della Salernitana, 41 minuti, quando meno te l'aspetti, proprio lui Piontek. Attenzione, contropiede Verona, Kevin Lasagna, fuori, pericoloso, è stato un bel primo tempo fino a questo momento, probabilmente primo tempo, infatti 1-1, risultato nei primi 45 minuti di gioco. Piontek, Ribery, ottimo fraseggio, attenzione la botta di Bradaric, Montipo ancora una volta sono il terzino della squadra della Salernitana. Partita molto combattuta, qui scivola Sambia e poi incredibile si fa sfondare così, ma c'è calcio d'angolo, ancora Sepe una volta sulla Sagna, ma devi fare attenzione, veramente molta attenzione in queste palle, si fa bucare troppo facilmente la Salernitana. Sepe e poi la traversa, incredibile. Vilena, Frank Ribery servito da Piontek, Ribery, la risposta di Monti, la Salernitana ne potrebbe approfittare e gomitata in faccia a Piontek gratuitamente e c'è cartellino giallo. Gunther, se non sbaglio, vediamo il replay. Una bella simulazione della vomitata in faccia, le cose giuste da parte di Konami. Vilena, Maggiore, Federico Bonazzoli, attenzione apertura per Piontek, si presenta del nuovo, non ci posso credere, 89esimo minuto, una palla incredibile di Candreva per Piontek, che qui sbaglia incredibilmente il 2-1 per la Salernitana.
Lazovic, Sambia. Che gara che ha fatto Sambia oggi. Bonazzoli. Boinen. Vede Ribery. Pellizzi rimette ancora di Piontek che scivola del 2-1 ancora una volta in extremis. 93esimo minuto. È lui l'uomo chiave. Piontek su assist di Frank Ribery. Scoppia la panchina della Salernitana. Incredibile. 2-1 Salernitana. 2-1, mamma mia. 4 gol in 2 partite Piontek. Un mostro, scivolando la mette dentro qui, veramente bravo Ribery, lo vede l'inserimento e nulla può fare questa volta. Montipò 3 minuti prima sbaglia incredibilmente il gol davanti a Montipò, questa volta la mette dentro scivolando addirittura 2-1. Esce Honglad Hima. No, esce Tamez, entra Hongla, molto molto nervoso tra l'altro il calciatore del Verona. Abbassiamo il baricentro, dobbiamo difenderci adesso, finisce qua 2-1 ancora una volta la Salernitana, beffa gli avversari nei minuti di recupero. E che gara è stata, mamma mia. Bologna che vince contro l'Udinese, si rifà qualche risultato più particolare. L'Inter vince contro la Juve 1-0. Roma in casa, la sconfitta contro l'Empoli. E il Milan vince contro la Sampdoria per 4-2. Bellissimo. Bellissima partita. Salernitana a punteggio pieno. Alla prossima, che faremo Monza e Fiorentina.